Questo programma vi è presentato da 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo. A Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E benvenuto, bentornato, queste vacanze alla radio, sono Gianluigi Leoni. Ogni mercoledì sera entriamo nelle vostre case, nei vostri smartphone e dall'altra settimana anche su Alexa. Siamo dappertutto, ogni mercoledì in diretta per parlare di turismo. E oggi è veramente un grande giorno, ma un ospite, anzi due, e ve lo dico tra un attimo, perché ti ricordo che subito dopo la nostra diretta va in onda il podcast, dunque ci puoi sentire tranquillamente anche su YouTube, su Spreaker, su Spotify, insomma, se volete ci trovate, come diceva un grande nostro conduttore. E subito i numeri per entrare in contatto con noi al 320 46 87 503 per SMS e WhatsApp. E allora do il benvenuto al mio collega Massimo Diana di Ota Viaggi. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao a tutti e grazie per questo appuntamento qui in radio. È un appuntamento che abbiamo programmato, abbiamo voluto veramente con forza, perché è comunque importante spiegare magari il ruolo di Ota Viaggi nel turismo da qualche anno a sta parte, anzi è diventato veramente un protagonista. Guarda, sono contento che da una voce come la tua arrivi a dire queste cose. Sono 30 anni che noi siamo qui a lavorare tanto. Siamo sicuramente un tour operator che per molto tempo ha avuto un low profile, un profilo molto basso. Infatti gli addetti ai lavori forse ci conoscono con maggior forza. L'utente finale forse solo dagli ultimi anni ha iniziato un attimo a conoscerci e a sapere chi siamo. Chi siamo? Siamo un tour operator romano, nato a Roma, e dopo tanto sacrificio per fortuna siamo riusciti a essere un punto di riferimento. Con 65.000 camere vendute, voglio dire, dai ragazzi, adesso voi non lo sapete, però che anche ai colleghi in ascolto, comunque c'è del lavoro dietro, no? C'è la scelta del prodotto, c'è tanto, la cura, c'è tanto l'attenzione. Lavoro, c'è soprattutto, permettimi, una famiglia, la famiglia Prea, che è fondatrice di Ota Viaggi e ci ha investito veramente tutto in questo progetto. Allora intanto ricambiamo i saluti dei colleghi di Carlo Cassari, Luana Peromatur, Gianfranco Swantur e Angela di Costa Crociere. Ragazzi, abbiamo il meglio del turismo oggi. Carissimi amici all'ascolto, cari amici miei, che fantastico. Andrea Ciraulo, Rossana, quanti ne abbiamo? Anche tutti i colleghi anche amici. Allora, oggi sei venuto qua a raccontare soprattutto come lavori e da dove cominci. Ecco, io direi, diciamo, quando hai fatto, no, la scelta del prodotto, quando hai portato dentro l'animazione, cioè tutto quello che contraddistingue. Allora, il progetto nasce, come abbiamo detto, 30 anni fa. Anzi, la famiglia Aprea erano albergatori di Ischia. Poi decidono di lasciare l'albergo e prendere questo tour operator, e piano piano, con dei sacrifici, siamo riusciti ad arrivare a oggi con 74 strutture in catalogo, quindi anche un'ampia scelta. E sicuramente il nostro core business, la nostra punta di diamante, è la Sardegna. Per le famiglie, per Sardegna per le famiglie. Noi non è che ci siamo inventati l'acqua calda, però focalizzammo 15 anni fa che la Sardegna era il sogno della vacanza, come il sogno, no? Per tutti. Il mal di Sardegna. Esatto. E però abbinata ad un volo era poco accessibile alle famiglie, era cosiddetto sogno. Allora noi abbiamo cercato di spostare l'attenzione del trasporto, perché fondamentalmente la Sardegna è un'isola e quindi c'è il problema del trasporto,
passare da un trasporto di volato a un trasporto di nave. E oggi la nostra forza è proprio quella. Intanto qui si continua a lavorare, la gente entra, esce. Ma il bello è proprio questo, vedere una radio attiva in un'agenzia. E la gente ci vede qui a parlare di viaggi mentre li compra. Questa è la bella. Allora, dicevamo appunto, la famiglia Brea che fa questo cambio, ecco, via. Fa questo cambio, fa questo, chiamiamolo investimento, naturalmente non è solo Sardegna, no, facciamo tanto. Però voglio un attimo focalizzarci meglio. Prego, sulla Sardegna. Sapere oggi che un tour operator acquista a inizio anno tanti posti nave per poi renderli accessibili alle famiglie a prezzi veramente bassi, perché considerate che in qualunque agenzia di viaggi un cliente arriva e vuole comprare una Sardegna da noi, lo acquista addirittura col biglietto incluso. Ecco. E questo è il plus in più della nostra azienda. Rendere accessibile a un prezzo finito un viaggio in Sardegna. Adesso te lo dico io per la signora, per la sciura, quella che paga. Allora, carissimi, dovete capire perché ha questo, diciamo, vantaggio. Semplicemente perché il tour operator appunto nella famiglia Prea, cosa fa? A inizio stagione va dalle compagnie, caccia il dinero e si compra i posti. Dunque, praticamente, quando lui va là, non è come noi che acquista un biglietto, ne acquista tanti, ma molti, e ovviamente ha un vantaggio dal punto di vista economico, perché le compagnie incassano il denaro subito. Dall'altra parte c'è una convenienza per chi poi acquista, perché tu dai un prodotto finito completo. Sì, guarda, ti racconto un aneddoto. Molte volte alcune agenzie di viaggio, alcuni colleghi vanno a terminale e vedono la corsa, quella determinata corsa in quel giorno chiusa alle vendite, mentre noi continuiamo a offrirla per un motivo molto semplice: ce l'ho in magazzino, ce l'ho. E la cosa conveniente per l'utente finale è sapere che il nostro prezzo non è un prezzo dinamico, come si suol dire, che cresce ogni giorno. È un prezzo fisso, un prezzo, pensate, che una famiglia media paga per giugno, luglio e settembre, un prezzo fisso di 250 euro all'incirca, a livello di costi. Dovete pensare, visto quanti traghetti ci sono a Civitavecchia, ecco, lui c'ha un magazzino pari ai traghetti di Civitavecchia, anche di Genova, ovviamente, perché mancare niente. Ti pare che il suo magazzino si ferma a Civitavecchia? Ma pure Livorno. Ecco, vedi, appunto, c'ha un magazzino grosso quanto il Mediterraneo, il Tirreno. Ma se no qui facciamo un errore grosso di valutazione, sai, ci chiudevano subito i canali della radio. No. Intanto mandiamo i saluti anche ad Achille, no? Achille Lauro, che interverrà dopo, proprio visto cantando, abbiamo visto Draghetti, vabbè, parliamo anche di loro. Allora, un'altra cosa che ci tenevo a essere importante, perché tu hai parlato di trasporti, ma quando le persone sono là, dopo li devi far mangiare, divertire, parliamo anche di questo. Cioè, sicuramente, anche qui Ota Viaggi in tanti anni ha deciso di investire soprattutto nell'offrire un pacchetto globale, un pacchetto che comprenda tutto e che abbia soprattutto una linea. E per fare questo cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato in azienda, praticamente, ma nostri soci, una nostra società che viaggia a braccetto con noi e crede tanto nel progetto, che è Club S. Quindi una società che gestisce villaggi, una società che gestisce animazione, e quindi ha una linea continua e uguale in tutti i villaggi. Quindi, e pensate che Club S investe tanto anche per i bambini, le formazioni dei ragazzi, un'animazione offerta ai bambini. Noi abbiamo una formula Hero Camp, chiamato proprio così, lo trovate anche scritto nei cataloghi, che soddisfa le esigenze dei bambini dai 3 ai 16 anni, cioè 16 anni poi non sono bambini, ma sono sicuramente adolescenti. E fare un'animazione mirata per ogni fascia d'età è importantissimo. Io dico sempre che il bambino chiede, la mamma sceglie e il papà paga. Sì, sì, quello è scontato, anzi, tutt'altro. Guarda, ecco, abbiamo anche i saluti addirittura dall'ambasciata della Malesia. Vincenzina, ti saluto, ci vediamo giovedì 11 all'ambasciata qui. Ormai manderemo anche loro in Sardegna. Non andate in Malesia, andate in Sardegna. Vai, continua, tutto tuo. Allora, l'altra cosa che permettimi di sottolineare è stato il fatto di offrire un qualcosa che non c'era sul mercato, che sono i pacchetti a 10-11 notti, soprattutto naturalmente per la Sardegna, ma poi li abbiamo replicati anche in tutta la nostra programmazione.
Questo perché proprio per andare a rispondere alle esigenze delle famiglie che ti dicevano 7 giorni sono pochi perché 2 sono di viaggio, ne perdo. Certo. 14, ahimè, iniziano troppo a diventare di nero, non tengo di nero, esatto, diventavano onerosi. E noi fondamentalmente abbiamo formulato un'offerta, uno da 10, uno da 11, in modo tale da coprire le 3 settimane di stagione. E ti assicuro che questa è un'ottima offerta, sì. E lo si vede anche dai numeri delle prenotazioni, che sono importantissime. E qui c'è anche la famiglia morta, mia cliente, che ancora, se non si è decisa, non trovo più manco i 10, non nei 7. Però io voglio fare adesso, prima una pausa musicale, sennò ci uccidono, però voglio, non uccidi a me, c'è una cliente di Radio Vacanze, Rossana, che ha preso, doveva partire con te per l'Abruzzo, l'hanno chiamata, è riuscita ad avere un contratto di lavoro, dunque lo farà più in là, però io la voglio salutare. Rossana, grazie per aver scelto Radio Vacanze, per ascoltarci anche da parte di Massimo, e questo è il brano che ti avevo promesso, Cosetta Gigli, Se amore ci sarà, il nostro brano, no? Che così perlomeno abbiamo una... Abbiamo scelto una canzone di quelle veramente particolare che io stenco a trovare, però eccola, no, questa è una preghiera per te, vediamo un po' dove l'ho messa la cosetta. Allora, sai che ti dico? Siccome al momento la regia io non riesco a trovarla, adesso mi sparo un'altra cosa, le faccio brio e gli regalo questa a Cosetta G, alla nostra amica Rossana, guarda, così vedrai che questa ti piacerà anche a te. Papi Ramos! Mira come io lo menea, Cammino in music. Come io muove su cadera, Y siempre que me está Papi Ramos. Me mira, sonríe y contenta se mueve. Mírala, sospecho que quiere conmigo bailar. Mírala. Me pide pam pam. Cuando ella se pega. Que mi ritmo a ti te pone grave. Conmigo tú sientes el voltaje. No pare de bailarlo, no pare. Ella me lo mueve con su furia animal. Viendo su cadera a mí me pone bien mal. Lo mueve por delante, lo mueve por detrás. Ella me pide pam pam, me pide pam pam, me pide pam pam. Cuando ella se pega. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne.
Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. Buon ascolto. E bentornati, bentornati, questa è Vacanza alla Radio, io sono Gianluigi Leoni e sono in compagnia di Massimo Ota Biagi. Potete continuare a scrivere al 320 46 87 503 come ha fatto Massimo da Torino alla grande, qui ci sentono tutti, e lui è più contento. Allora adesso ti faccio sentire che cosa ci ha detto la nostra, vedi, Rossana, l'audio che ci ha mandato. Questo è lo stesso motivo perché tu lavori. Ragazzi, sentite questa cliente, per me è una grande soddisfazione e la voglio condividere con voi, non per tirarmela, ma perché è il nostro lavoro. Ciao Gianluigi, buon pomeriggio. Allora, ti volevo aggiornare che ho avuto il contratto di lavoro finalmente, sono riuscita ad entrare all'albergo a Valle Aurelia, che si chiama NH Villa Carpegna, è un hotel a 4,5 stelle, molto bello. Io devo servire la colazione con il primo piano delle camere e per la pulizia. Comunque sono contenta e sicuramente, diciamo, la settimana non riesco a farla. Comunque appena ho qualche giorno, come ti ho detto, ci aggiorniamo. Niente, ti lo volevo comunicare perché ho visto che più volte mi hai chiesto come va, come è andata, eccetera eccetera. Sei stato gentilissimo e se mi vuoi fare i complimenti alla radio mi fa piacere, va bene? Poi ti aggiorno, insomma, sulla vacanza. Grazie mille. radiovacanze.com, prima e dopo il ponte. Allora Massimo, come ti è sembrata? È veramente il motivo perché uno lavora, no? Sì, in questa telefonata c'è forse il cuore, è la testimonianza della gente che ti segue e che il programma è ascoltato da persone, non solo addetti ai lavori, ma gente che ha il piacere di ascoltare una radio che parla di vacanze. Guarda, a me ha veramente emozionato tanto, perché poi io chiaramente a questa signora gli ho detto: beh, per noi vengono prima le persone, no? Prima del business ci sono comunque delle persone. E lei mi ha risposto entusiasta: sì, è quello che volevo sentire, no? Dunque è stata molto carina sta cosa. Ma assolutamente, la gente crede sempre che si parli di numeri, poi fondamentalmente ci sono persone, ci sono menti, cuori e tanto nottate, scelte, al tipografo, che fotografia, quale metto, quale non metto, questa non si vede bene. Magari fossero solo quello, cioè il cliente che ahimè perde il volo, o la nave che ha problemi, o piccole situazioni di anche, che ne so, un prolungamento di un viaggio. Sono tante cose che ti fanno stare sul pezzo, come si suol dire, H24, e mettersi a disposizione dell'ospite, perché io ci tengo sempre, cioè, a fare una differenza. Il cliente mi sa molto di apersonale, di informale, certo. Di un qualcosa che è un numero. Per noi ogni persona che entra in una nostra struttura è un ospite e come tale deve essere trattato. Adesso vediamo se ci riesco io a metterlo in difficoltà Massimo. Allora, quello che sta chiamando la regia, se mi risponde questo burino, è blogger Lorenzo di 2 valigie e mezza. Lorenzo, ciao, come stai? Tutto bene. Riesci a sentirci, perché siamo in una situazione? Riesci a sentirci Massimo? Sì, ti sento benissimo. Ah, che bello. Lui è il blogger Lorenzo di 2 valigie e mezza. Si occupa di vacanze con bambini. Lui scrive prettamente di vacanze con bambini. E allora non può non non contattarci e non chiamarci. Anche perché il nostro primo obiettivo, per anche policy aziendale, per politica aziendale, è proprio la vacanza per le famiglie. Considerate che in tutte le nostre strutture almeno il terzo letto è gratuito, e alle volte fino a 16 o 18 anni. Hai sentito? Guarda, è una bellissima notizia questa, perché di solito così grandi non si trova mai, o quasi mai, dai. E ti assicuro che un sedicenne mangia, mangia tanto. Ci credo. E guarda che ora, proprio in questo periodo, noi abbiamo delle strutture
ancora in promozione, una promozione speciale dove addirittura i due bambini, quindi il terzo e il quarto letto, sono free, sono gratuiti. Praticamente una famiglia di quattro persone pagano solo i genitori. Hai capito? Perciò lascia la moglie a casa, vai solo te, tanto tu fai per quattro. È vero, eh? È vero, digli un po' che noi ci siamo conosciuti andando a girare per Urbino a mangiare il tartufo, perché eravamo noi in educational mangiare il tartufo, capito? Beh, l'unica cosa buona che ci siamo portati via è la nostra amicizia e il tartufo, da quella e la visita a Urbino. La prossima volta vengo pure io, però. Allora, ha detto che viene la prossima volta, viene anche lui. Senti Lorenzo, visto che stai in collegamento con Massimo di Otaviaggi, no? Qual è la domanda che tu faresti come gestore di un blog per bambini, insomma, ecco, per famiglie con bambini? Cosa vuoi chiedere a Massimo? Guarda, ti posso chiedere, come mai, cioè nel senso, il target dei bambini, noi a volte ci si preoccupa spesse volte soltanto della famiglia. Quindi, perché una famiglia con bambini deve scegliere una vacanza? Cioè, come mai ci si spinge ad un viaggio quando a volte le famiglie hanno sempre mille difficoltà, mille problemi, mille pensieri nel non effettuarlo? Almeno io trovo sempre molta ritrosia nello spiegarlo, e quindi mi piacerebbe anche un confronto. Allora, guarda Lorenzo, io credo che la prima cosa di chi propone viaggi è rispondere, dare risposte a delle esigenze e soprattutto a delle domande. Quando faccio un esempio anche molto facile, quando si parla di biberoneria, molti villaggi scrivono biberoneria, cioè, credendo che basta mettere due cose su un tavolo e hai fatto. E invece non è così, perché faccio l'esempio, io sono papà di un bimbo di 6 anni, che credo oltretutto mi stia sentendo in questo momento. Anche Gilroy, agenzia Antonio, pure lui. Ciao Antonio! Riprendendo il discorso, cioè, quando una mamma va in un villaggio e ha un bambino piccolo, la biberoneria deve essere una biberoneria, quindi vuol dire gli devi fornire un pannolino, un cambio, ma gli devi fornire tutto, dal pentolino al forno a microonde, a una persona che sia lì e faccia assistenza per fare una pastina, anche intanto una location. Qui cascano i locandine, l'agenzia la stiamo distruggendo, esatto, stasera. Una location adeguata, un servizio che renda serena la vacanza, soprattutto della mamma, perché una volta che la mamma è serena, lo è anche il papà, e si fa una signora vacanza. È papà, sì, per forza. E questo è quello che dico, cioè rispondere alle domande che ti fa la famiglia. Noi in tutti i nostri villaggi le camere quadruple sono quadruple, vero, non sono camere adattate. Quando si fa una segnalazione, perché semmai si ha un'esigenza particolare, noi in prima persona, io ma tutti i miei colleghi, perché la OTA è una squadra, intanto una squadra c'è fatta... anche Achille che ci saluta. Dopo facciamo nero anche te, Achille, non ti preoccupare. Ti sto dicendo, la OTA è una squadra che lavora per questo, e noi ci mettiamo in prima persona a far sì che quella che è una semplice segnalazione invece sia soddisfatta, perché nelle minime cose che poi si rende invece una vacanza ottimale. Questo è il nostro pensiero ed è il nostro modus operandi. Ecco, loro te trovi bene, questo è vero, hanno veramente un'attenzione particolare per le famiglie con bambini. Poi vabbè, tu con una Mister Tempesta come la tua saresti una pacchia, guarda, la parcheggi con loro e stai sereno, con Club S sicuro, però quella poco. Guarda, la cosa che noi facciamo in alcuni villaggi, per esempio, è fare un mini club anche la sera. Cioè, è incredibile, ma io in alcune strutture abbiamo un mini club che funziona dalle 8:30 di sera fino a mezzanotte. Perché questo? Perché crediamo che a volte anche la coppia ha esigenza di stare un po' da sola, di andarsi a fare un aperitivo nel paesino vicino il villaggio. E lasciare il proprio figlio in mani sicure è quel plus in più. Ti permette di rilassarsi, come no. Hai capito allora che puoi usare i villaggi? Non te ne andrà sempre in Israele come fai tu. Una volta, dai. Vabbè, ti faremo. Guarda, dopo ti do il contatto di Massimo, così vi parlate, magari vai a vedere qualche struttura. Sa scrivere bene, nel bene e nel male, ma è bravo a scrivere. Allora, guarda Lorenzo, ti invito a venire alla nostra novità di quest'estate, che è il Limone Beach in Sud Sardegna. È una struttura che abbiamo addirittura comprato.
l'abbiamo completamente ristrutturata, adattata proprio alle esigenze delle famiglie. È una struttura che sta a Calasinzas, in sud Sardegna, completamente nuova, direttamente in acqua, no sul mare, in acqua, ed è il paradiso per i bambini perché ha un mare che degrada lentamente e quindi è pure una sicurezza per i genitori. Hai capito? Mo però se scrivi un articolo brutto, sono affari tua. Ti prendo in parola e mi fa piacere, guarda. No, vabbè, ma qui si fa turismo sul serio. Diciamo che almeno ci proviamo. Meglio di quelli che abbiamo conosciuto prima, ragazzo. Allora, Lorenzo, se hai altre domande per Massimo, noi continuiamo. Ma senti, io ti dico un'altra. Quali tipi di servizi vengono offerti magari per bambini? Allora, partiamo da anche qui dobbiamo fare un attimo di alcune distinzioni, perché noi collaboriamo con tante gestioni alberghiere. È proprio compito mio e di altre persone in azienda far sì che al classico mini club, che ormai è anche un po', passami il termine, vecchiotto, datato, ci siano tanti servizi. In alcuni villaggi, per esempio, abbiamo messo i gonfiabili, in tutti i clubesse ci sono i gonfiabili. In altri abbiamo fatto sì che esistessero anche dei campi sportivi adatti per bambini, perché generalmente si pensa all'adulto, ma guardate che i bambini hanno delle esigenze, dei loro spazi. A fare dei mini club con la sabbia e non più solo con la classica moquette o quant'altro, cioè dare una vivibilità del bambino che è fondamentale. Far sì che ci siano dei ristoranti adatti per bambini, con delle sale apposite, con delle sale colorate, in modo tale che il bambino si senta quasi in festa. Io dico riportare nel piccolo il Disneyland in ogni singolo villaggio. E allora adesso noi ti salutiamo perché ho trovato finalmente il brano Se amore ci sarà, perché sennò Rossella ci uccide. Carissimo, un abbraccio a te, a tua moglie, grazie. E soprattutto alla bimba. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. Allora, per la nostra Rossana, Se amore ci sarà. E noi facciamo una piccola pausa. In questo lungo viaggio so che incontrerò sorrisi, piante e mille più sorprese, non tutte con i fiocchi, alcune anche impreviste, ma sempre figlie della vita. Se un giorno mi diranno attenta a non fidarti, avrò dentro di me un risentimento. Io credo ancora all'uomo, io credo ancora all'aria ed al perché di questa terra. Ma il vento so, mi sussurrerò. Coprirà gli sguardi di chissà cos'è la sofferenza di una guerra e di un bambino che non può saper perché nessuno gli fa compagnia. Ma il vento so, mi sussurrerò. Se amore ci sarà, più facile la via sarà. Qualcuno meglio.
radiovacanze.com. Viaggia in nostra compagnia. Ed eccoci qua, bentornati in trasmissione con Gianluigi, questa è Vacanze alla Radio e io sono in compagnia con Massimo Diana di Ota Viaggi. Eccoci qua di nuovo, tornati insieme, Massimo. Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo. Proviamo a chiamare la nostra artista, grazie a Luigi Mosello. Vediamo un po' se riesce a parlare con noi la Mary, che gli abbiamo anticipato qualche minuto. Eccoci, Mary, ciao, benvenuta, abbiamo anticipato qualche minuto. Come stai? Noi benissimo, benissimo. Sei in collegamento con noi, con Radio Vacanze, con il collega di Ota Viaggi. Stiamo parlando di turismo e soprattutto, allora, tu come artista, come ti trovi? Ecco, ho un'intervista a una radio che parla di turismo. Come ti trovi a parlare di turismo con una radio che affronta appunto queste tematiche, che è un po' insolita, no? Per un artista come te, che magari si parla principalmente di musica. Ah, ma ti troverai sicuramente bene. Allora, Massimo, la nostra amica, la Mary, è praticamente, ora sentirai, quando sentirai il proprio brano te ne accorgerai, è praticamente scrive i testi e anche i canzoni. Complimenti. Esatto. Essere un cantautore oggi è difficile. Mary, Massimo addirittura sta progettando di portare gli artisti a fare i concerti dentro i suoi villaggi, pensa. No, a dire la verità abbiamo già fatto alcuni appuntamenti sempre nelle nostre strutture clubesse. Abbiamo creato delle settimane a tema con sia artisti, con cantanti, sia con dei comici, in modo tale da dare anche un plus in più al cliente che in quella settimana, oltre al classico spettacolo di animazione, si trova un'esibizione di un artista. Hai capito? Allora, invece adesso parlaci un po' di te, insomma, perché io ho fatto vedere la tua fotografia a Massimo, ha detto: Madonna, che ragazza! Ma qui la gioventù va avanti, siamo noi che ci invettiamo un po'. Allora, come nasce la tua passione per il canto e per la musica? Allora, non ricordo, nel senso che io ricordo di aver sempre cantato, da quando sono nata praticamente. Quindi, da quando ho memoria, mi ricordo che avevo 4-5 anni, già avevo fatto le selezioni per lo Sigillo d'Oro. Poi nel 95 ho partecipato a Canzoni sotto l'albero su Canale 5 con Rita della Chiesa. Ho sempre studiato, sempre cantato, e poi è arrivato un momento, quando ho partecipato da Amici nel 2004, che da lì poi è partita la mia carriera. Insomma, da lì ho deciso, farò la cantante nella mia vita. Quindi ho sempre cantato, in realtà. Diciamo che non hai mai messo il, come si dice, no? Il primo vagito, ma hai messo il primo suono, insomma, il primo acuto. Sì, esatto. È stato proprio così. Infatti non ho, da che ho memoria, ho sempre cantato. Ecco, non è una cosa da poco. Noi ci siamo sentiti in una predichiarata per conoscerci meglio, no? E l'ho sentita con una passione tale che è coinvolgente. Poi sentirai il suo brano quando sono scrive. Curioso di sentire la musica. Ci mancherebbe altro. Senti, volevo chiederti in questa semplice intervista tra di noi, oltre agli appuntamenti che farai in quest'estate, c'è un posto nel tuo cuore dove vorresti suonare? Un posto nel mio cuore, ma anche nell'immaginario? Sì, quello che tu vuoi. Allora, io ho nel mio immaginario, soprattutto quando faccio i viaggi in macchina, che immagino le cose, potrà sembrare banale, però mi piacerebbe l'Ariston di Sanremo. Può sembrare banale, ma non lo è. No, è per un artista, voglio dire, come noi quando parliamo di turismo e poi alla fine ci troviamo a parlare sempre di Sardegna. Sì, ecco, il pubblico comunque lì è un insieme di emozioni, secondo me, indescrivibili. Perché io poi penso allora noi gliela auguriamo, ovviamente, ci mancherebbe altro. Poi ti farò anche avere il numero di Massimo, perché quando faremo qualcosa che comincerà in programmazione per mai l'anno venturo, sicuramente ti contatterà anche lui per fare qualcosa insieme. Io intanto vedo il tuo brano che sotto mi balla la lucetta e siamo pronti a parlare appunto Mary con il suo brano Forse, giusto? Allora, i nostri migliori auguri da parte mia, da parte di Massimo, per una stagione fantastica. I tuoi contatti ci devi dire, perché stavamo scordando i tuoi contatti. Sì. Allora, la mia pagina Facebook è Mary G. Maria Grazia Testaferrata. Il sito internet è www.mariagraziatestaferrata.com. Instagram Mary_G_official e poi su YouTube Maria Grazia Testaferrata. Ma ci penso io a mettere il link della puntata, non ti preoccupare. Okay, allora
Mary, qui a Radio Vacanze, un abbraccio da me e da Massimo. Grazie, per un'estate fantastica e senza il forse stavolta. Ciao Mary, ciao. Fai da te? Sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi @viaggioevedo.it.
Radio Vacanze, Coccu, la prima proposta è l'ascolto. Eh sì, come dice il nostro amico marchigiano, bentornati qui a Gianluigi, Viaggio e Vedo, vabbè, viaggiamo, basta. Beh. Viaggio e Vedo, Vacanze alla Radio, Radio Vacanze, Oda Viaggi, uè. No, sicuramente il pane non lo vendiamo, non entrate in agenzia per chiedere il pane perché non ce l'abbiamo. Allora, hai la Basilicata e la Sicilia, a te i microfoni e si va avanti. Allora, sicuramente quest'anno la Basilicata ha avuto un boom dato da Matera, capitale della cultura, e infatti l'attenzione che abbiamo avuto in questo inizio di stagione sulle vendite sulla Basilicata è stata importante, e quindi è giusto che anche Oda Viaggi abbia nel proprio palinsesto, usando un termine radiofonico, abbia delle strutture da poter proporre. Molto vicini alla Puglia, dove ricordo a tutti che abbiamo il nostro villaggio di proprietà, il Riva Marina Resort. Anche se vi dico che quello che sta avendo sicuramente un'attenzione è il mercato della Sicilia. Mercato della Sicilia, dove Oda Viaggi sta investendo tanto. Abbiamo una novità che è l'Imera Beach, che è stato aperto il 20 di aprile di quest'anno, e proprio pochi giorni fa invece abbiamo ufficializzato un nuovo contratto con una nuova struttura fatta da CDS Hotel, che è una struttura storica, Città del Mare, quindi anche la Sicilia ha il suo perché. Ovviamente noi siamo felici di questo, è normale, è logico. Allora, poi hai ancora qualche minuto per parlare di... Parlare del cuore? Sì, quello che ci mettiamo tutti allora, i giorni. Allora, io quest'ultimo, forse un minutino, tutti quanti mi dicono qual è la vacanza perfetta. Non esiste la vacanza perfetta, esiste quella giusta, quella che in quel momento è adatta per te. Io negli ultimi anni ho fatto una vacanza in un villaggio per 3 anni consecutivi, che è l'Hero Village, da dove poi noi siamo nati, perché la primissima struttura in Sardegna è stata proprio l'Hero Village. O pensate che questa struttura ormai sono 22 anni che la commercializziamo, quindi ci sono tutti i colleghi della Sardegna che fanno assistenza, che vi offrono le escursioni. Allora, se proprio mi dite qual è il villaggio da offrire, forse è il cuore, perché ci vado personalmente. Intanto io ti volevo dire che tutte le volte che batti qui si sente, allora avremo anche il contrabbasso alla grande. Allora andiamo con un altro collega, intanto passa la strisciata. radiovacanze.com, viaggia in nostra compagnia. Eccoci qua, allora bentornati, adesso stiamo chiamando Achille Lauro. Achille, ciao, come va? Achille, noi qui ti sentiamo, a voi e ai radioascoltatori. Grazie, grazie. Massimo, grazie per l'invito. Massimo praticamente voleva andare via, poi ha detto vabbè, perché c'è Achille, rimango. Wow. Troppo buono, è un grande amico. Lui e gli amici di Iota. E abbiamo fatto la convention insieme giù in Puglia. sì, siamo reduci da un bel fine settimana, bello intenso lì. Arriva Marina Resort, che è stata veramente una bellissima esperienza, che devo ringraziare Massimo e gli amici di Ota, che sono stati di una disponibilità unica, come tutti lo staff della struttura, che ci sono stati di grande supporto e ci hanno permesso di fare un bel grande evento. Senti, vabbè, poi dopo allora lui ha parlato a me di voi e io ti ho chiamato, ma tu che sei venuto a fare a Radio Vacanze? Perché poi bisogna dirlo, perché non abbiamo ancora detto. A parlare di vacanze, ecco. Di viaggio. Eh sì, perché i spaghetti sono... Dove si va è il luogo giusto dove andare a comprare la propria vacanza. Dove qui da Viaggio e Vedo. Sì, io direi anche tutte le nostre agenzie. Ma come no, anzi, mi permetti di... Allora, io sono stato contattato da Massimo in una chiacchierata e mi ha parlato di voi. Ovviamente mi è venuta la curiosità perché il nome mi è piaciuto molto, Agenzia per Amica, bella, mi piace, è stato veramente una cosa carina. E allora permettimi di salutarle tutte, di abbracciarle, perché già che fanno questo lavoro sono dei missionari. È vero, anche perché oggi essere a fianco del cliente è sempre più complicato, è sempre più difficile, bisogna essere sempre aggiornati e stare sul pezzo e cercare di capire le nuove tendenze e quello che il cliente realmente vuole. A me mi viene naturale stare sul pezzo, sono un puntatore d'artiglieria, perciò io il pezzo... Sì, ma si sente dalla voce, bella, pimpante e carica.
Eh sì, beh, insomma, è beh, certo, carica settima, pezzo pronto, caricato, obiettivo, obiettivo carri, capito? Erano questi un po' gli ordini al suo tempo. Certo. Adesso c'è mia moglie che dice: stai zitto, spostati, abbassa la voce, abbassa, cioè, capito, voglio dire, fa parte allora della... sono due le mogli, perché anche mia moglie fa così. Allora sono tre. Allora sono tre, a posto. Allora sono tre. Vabbè, però comunque voglio dire, senza di loro non ci sappiamo stare, perciò ci riteniamo, no, e pensiamo allora a tante donne che veramente nel turismo c'è una bella fetta della, del mondo femminile. Guarda, io direi che le nostre mogli devono anche sopportare tanti sacrifici del nostro lavoro, delle nostre assenze. Allora, facciamola, diciamola agli amici all'ascolto: se avete un appartamento per tre scapoli e da stasera torneranno ognuno a casa sua, ci ospitate. Siamo Antonio Chiroia, non hai niente lì da quelle parti a Gaeta per tre ragazzacci. Ci accontentiamo di poco. Sì, per carità di Dio. Allora, agenzia per amica, che cosa vuol dire? Soprattutto, qual è l'obiettivo che vi ponete voi come colleghi? Allora, agenzia per amica, oltretutto il CRIM ti piacerà ancora di più, perché è l'agente di viaggio sempre al tuo fianco. È quello che noi cerchiamo di trasmettere a tutti i clienti che si recano verso le nostre agenzie, l'importanza e la centralità di andare in un'agenzia e avere un professionista che ti aiuta nella scelta del viaggio migliore, non soltanto alla tariffa migliore, perché è fondamentale il prezzo sicuramente, ma molte volte si deve capire anche qual è proprio l'esigenza e la vacanza che il cliente ha in mente. È quello che i nostri agenti cercano di fare, dando il massimo e soprattutto in un periodo anche un po' più complicato, massima assistenza, massima tutela del cliente. Ecco cosa vuol dire stare a fianco del cliente oggi, dove cambia tutto da un momento all'altro, dove avvengono purtroppo anche cose poco simpatiche, e quando sei in vacanza avere qualcuno che ti tutela, che ti sta vicino anche da lontano, e che se hai una difficoltà hai una voce amica che dall'altra parte ti aiuta e ti sta vicino, credo che sia molto importante. Quindi scegliere l'agenzia giusta e il partner giusto ti fa stare, ecco, non soltanto, ecco, bisogna scegliere la località, l'operatore giusto, in questo caso OTA, che ti dà un'ampia scelta, ma devi scegliere anche il professionista che ti sta vicino e ti fa stare più. Ha detto che non ti aumenta le commissioni, però non ci pensa per niente. Lo so già, io ci ho provato, ma non mi ha detto io, quindi questo è. Okay, ma carissimi amici che ci ascoltano. Allora, io intanto dico agli amici che sono, come dicevano qui, non è che possiamo servire un'agenzia, non è che può servire tutti quanti gli italiani, magari non è possibile. Allora, carissimi colleghi, io vi dico, andate a sentire perlomeno come vi trattano, come l'ascolto, perché è importante. E intanto io con te e Massimo qui ti voglio far sentire i Palasport, che sono la cover band ufficiale dei Pooh, perché con Massimo stiamo pensando di fare una collaborazione per portare questi ragazzi nei villaggi e dare ancora una novità ai clienti che vengono qui da noi da Radio Vacanze. La chiameremo la settimana dei Pooh. La settimana dei Pooh. Allora, stai lì che ti richiamiamo subito dopo. Intanto i Palasport, con un grande saluto a Claudio, a suo fratello e a tutta la band. Stai là qui con noi a Radio Vacanze, i Palasport. Ti ripeterò, vai in agenzia. Se non sai che fare, se non sai che cosa dire, non ci stare male quando senti quelle amiche. Non ti vergognare a volte se lo specchio ti tradisce. Non ti fare male che sei bella come il sole. Mettiti a sedere, sciogli i tuoi capelli lunghi. Non ti rassegnare, spezzerò le tue paure. Non vuoi rinunciare al sole, non è notte ma è un'eclissi. Non lasciarti andare, ti consumi solo il cuore. Ti ripeterò, ti ripeterò, che ce la farai, che ce la farò. Ti ripeterò che sarò con te. Quando ti ritrovi sola,
lasciati andare, che sei bella come il sole. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. E bentornati, carissimi amici dell'ascolto, bentornati, questa è Vacanza alla Radio. Io sono Gianluigi Leoni, con te tutti i mercoledì sera dalle 19.30 alle 20.30, con tanti ospiti, e ci colleghiamo come sempre via telefono, come in questo caso con il mio amico Massimo Diana di Otaviaggi, da Roma, qui dalla sede, ma anche stiamo parlando con Napoli, con Torino, con tanti colleghi, con Milano. Qui c'è tanta roba, come dicono i toscani. Allora, stavamo chiacchierando col nostro amico Achille Lauro, bisogna richiamarlo perché altrimenti non ci paga la parcella. Insomma, Achille, devi pagare la parcella, qualche babà, qualche sfogliatella. Noi qui a quest'ora a pastiera accettiamo di tutto, eh. Non fa che non ci senti, fai finta di niente. Ecco, non mi dire, chat è chiuso il telefono. No, Achille, non lo dovevi fare. Non lo dovevi fare, Achille. Perché ci chiudi il telefono? Noi abbiamo bisogno di una pastiera, abbiamo bisogno di una sfogliatella. Vogliamo riprovare a chiamarlo? Allora, la regia prova a richiamare ad Achille, sennò andiamo avanti con il nostro programma. Mi richiami? Ovviamente sì, perché devi pagare da tapazio, perché le agenzie ovviamente che sono associate ad Achille, sicuramente stando nella bella Puglia, nella bella Campania, hanno... Ci stai sentendo quante te ne stiamo dicendo? Sì, 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 lo sento, sento. Ah, vabbè, allora l'importante è che paghi dazio, per il resto va bene così. Allora, ti è piaciuto il brano dei Palasport? È carino, molto carino. Infatti, ma tu li devi... quando fai questa serata... Sì, no, faremo la settimana dedicata in alcune strutture con loro, molto probabilmente in Puglia, e quindi tutte le agenzie per Amica avranno il plus in più, va bene? È un motivo per spingerlo e venderlo ancora di più. Sì, vabbè, ma io... sai che mi sembra tra noi tre, no? Scusate carissimi amici all'ascolto, ma noi siamo veramente amici e ci teniamo a farvi sentire questo spirito che serve poi per lavorare, per dare il meglio a chi ci siede davanti alla nostra scrivania. Sembriamo, te lo dico io, Panelli e Gassman e ovviamente il caro Corrado a qualche canzonissima di qualche anno fa. Che ne dici? Chi fa Gassman, chi fa Corrado? Ecco, Panelli lo faccio io, è vero, è romano, so io, mi sembra giusto. Ci abbiamo anche Massimo Bartoli, il merzagliere. Ciao Massimo, questo ci sente da Genzano, vabbè, per carità. Allora, senti, abbiamo detto di queste settimane, ma tu mi dicevi che molte delle tue agenzie di Amica fanno anche prodotti in coming. Avremo il piacere di qualcuna di averla in trasmissione? Assolutamente sì, noi abbiamo tantissime belle agenzie che fanno dei prodottini loro, che hanno, ecco, chi fa incoming, chi fa qualche altra piccola cosa molto carina, e che sicuramente è giusto che lo venga a presentare da voi in radio, perché è una bella occasione. Allora, conoscere anche una realtà diversa, non soltanto un modo di fare vacanze in maniera diversa. E va bene, allora noi l'aspettiamo tranquillamente, intanto ti salutiamo perché abbiamo due chiacchiere per finire con Massimo, e poi rimanete in ascolto carissimi amici, perché arriverà, fermo là, perché ti faccio arrivare la Little Tonin Family in viaggio senza di te, perciò stai là, intanto mandiamo noi saluti con Massimo. Ciao ragazzi, ciao a Umberto, ciao a tutti, ciao. Allora, come abbiamo detto qui con il nostro amico nel salutarlo, noi qua dobbiamo chiudere un po' la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di tante cose, di Otaviaggi, ma bisogna dire che tu hai dato a Radio Vacanze qualche struttura in promozione. Sì, sicuramente non potevo non farlo al mio amico qui presente Gianluigi. Allora, sicuramente c'è un'offertissima al Pollina Resort in Sicilia. Una struttura storica del mercato, tutti la conoscono come una struttura che era di Valtour, dei bei tempi, anche giocatori della Roma o della Lazio, perché siamo a Roma è meglio dirle tutte e due, sì, sennò ci cacciano via questi, per carità. Esatto, hanno fatto vacanza tempo addietro in quella struttura. Questa struttura è stata completamente ristrutturata direttamente sul mare, in un panorama fantastico, fantastico, certamente. Otaviaggi la propone da 3 anni e vi assicuro, se volete
una vacanza veramente 10 e lode in Sicilia, Pollina fa il suo. Fa il suo, ma fa anche suo. Costa Verde a Cefalù. Vabbè, allora... perché è giusto dare. Io ci ho fatto la mia Pasqua a Cefalù. Vabbè, allora quindi... a posto. Io a Cefalù non ci ho fatto nulla perché ero qua. Guardate, a che Cefalù è la Taormina del nord della a Sicilia. Voglia, come no. È stupenda, è una città stupenda. Viva, vivissima notte e giorno, adatta per bambini e per coppie, quindi alla grande così. Allora, non perdiamo tempo in viaggio senza idee con Little Tony Family, dedicato a tutti i colleghi che ci hanno ascoltato oggi, e poi ci sentiamo per i saluti. Little Tony Family, in viaggio senza di te. Già più voglia e più ne avrò. Mississippi River, vedo dalla mia Corvette che plana sull'asfalto proprio come un vero jet. All'orizzonte nulla, solo il sole se ne va. Mi godo la mia bella libertà. Ma senza di te, senza di te, com'è strano, ma sto bene. Senza di te, come il jukebox. Poi mi si avvicina e dice I love you cowboy. Forse me ne andrò domani, that's ok. Ma senza di te, senza di te, com'è strano, ma sto bene. Senza di te, senza di te, che bel vento caldo che c'è. Ed ora ho sempre voglia sereno senza te. RadioVacanze.com. Viaggia in nostra compagnia. Carissimi amici, eccoci tornati insieme per i saluti. Allora, Massimo, io gli dico ciao, grazie per essere stati con noi, a tutti i colleghi. Se questo è il tuo microfono, diciamo anche tu. Allora, non mi resta che ribadire un ciao a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori. Vi invito ad andare in tutte le agenzie di viaggio a scegliere il prodotto da viaggio, e vi aspetto nei nostri qui da Viaggio e Vedo vi aspetta. Certo, certo. Ciao ragazzi, a mercoledì, e preparatevi alla puntata podcast, e siamo ricordati su Alexia, basta dire apri Radio Vacanze, e siamo in linea. Ciao, alla prossima, a mercoledì. Ciao. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.